San Giovanni l'editore è il direi più grande editore di fumetti in Italia, no? Produttore di fumetti italiani, e quindi questa sera parliamo di romanzi, sempre giusto. Però una operazione molto particolare che stiamo testando, che abbiamo messo in campo da un mese con queste prime due uscite, Gea e Martin Mister. Si tratta dei romanzi che possiamo etichettare, vengono etichettati come Young Adults, poi magari ci spiegate bene voi che ci lavorate in questo strano, come possiamo dirlo, settore. Che cosa significa esattamente, no? Se ha un target di riferimento preciso, cosa significa. E quindi raccontano un po' vicende legate alla una fase adolescenziale dei nostri personaggi. Questi sono i primi due romanzi che escono, il mese prossimo ne esce uno dedicato a Zagor e a luglio uno dedicato a Martin Mister, a Nathaniel. Sono quattro e sperimentiamo appunto questa formula. È la prima volta che Bonelli va in libreria con dei romanzi dedicati ai propri personaggi in questa formulazione particolare. L'operazione la vedete adesso in libreria, ma è nata un po' di anni fa ormai, qualche anno fa, anche grazie all'intercessione dei nostri amici e collaboratori Andrea Artusi e Mirko Zicchio, che sono qua in platea, che hanno un po' lanciato, ci hanno messo una pulce, come il nome del cane di Andrea, nell'orecchio, cioè perché non provare appunto questo esperimento, chiamando non scrittori qualsiasi, ma la creme della creme. Quello che è il settore, questo settore di cui stiamo parlando. Pier Domenico, vuoi un po' raccontarci o presentarti anche al nostro pubblico che magari non ti conosce? Buongiorno a tutti, è particolarmente emozionante per me perché il mondo della scrittura per ragazzi e per bambini in generale vive di due aspetti: la totale libertà intellettuale degli autori e il totale mistero del fatto che esista come mondo, perché i bambini, i lettori più giovani, sono lettori liberi di comprare e di scegliere quello che loro più apprezzano, e sono molto lontani da qualsiasi influenza di critica, di giornalismo, di stampa, di media. I bambini comprano un libro perché c'è la copertina. Che meraviglia! Mi piace, sì, vale ancora la regola di Will Smith, quella se in copertina di un libro il nome dell'autore è più grande del titolo, non comprarlo. E per i bambini funziona esattamente così, cioè in 24 anni di incontri con i bimbi e con i ragazzi, e chiedendo loro per quale motivo comprino un libro piuttosto che un altro, mai nessuno mi ha detto perché conosco l'autore o l'autrice. Per cui è una libertà intellettuale, va usata come tale, ed è anche una libertà per gli autori, che quindi possono fare il loro lavoro del tutto rimanendo sconosciuti a se stessi. E il mondo della letteratura per ragazzi è anche un mondo pieno di nomi fasulli, di autori che si firmano con nomi maschili, femminili, fingono di essere stranieri in Italia per vendere più libri in Italia, di essere italiani in America per vendere più libri in America, perché esotici, il gusto dell'esotico c'è sempre. E, detto questo, io sono un lettore di fumetti, sono cresciuto come lettore di fumetti, e quando c'è stato questo contatto, effettivamente un paio di anni fa mi pare, quasi non ci credevo, perché io non pensavo che davvero ho avuto lo stesso tipo di approccio che i lettori più giovani dei miei libri hanno con me quando dicono: ah, ma davvero quindi esiste uno scrittore? E io con il mondo Bonelli, con l'autore di Martin Mister, che era il mio fumetto, ho avuto questo tipo di fulminazione: ma non può esistere davvero, quindi non può esserci davvero qualcuno che fa Martin Mister. Quindi sono entrato negli uffici Bonelli 2 anni fa, rimanendo incantato da tutto quello che è appeso alle pareti, e come vedete poi ho lavorato più che volentieri a cercare di tradurre un personaggio in un romanzo. È stata un'operazione completamente diversa da quella da cui si parte quando si scrive per ragazzi. Di solito si parte da un'idea che è un'idea che non esiste, qui bisognava fare il contrario, bisognava togliere tutte le idee che esistevano già, o comunque non contraddirle, o
comunque dare loro un taglio diverso, o comunque capire quello che esisteva del personaggio. In particolare io sono stato fortunato dal fatto che nel momento in cui, tra quando ho cominciato a lavorare e quando il libro adesso è uscito, il personaggio è completamente cambiato. Questo mi ha molto spiazzato, e poi se volete ne parliamo. In qualche modo sdoppiato. Si è sdoppiato rispetto al Martin Mister con cui ero cresciuto da bambinetto, quindi ero già pronto a sparare con la pistola a tante idee e a cercare di trovare un modo per far parlare Giappa, e invece ho dovuto fare qualcosa di completamente diverso. Quindi una doppia sfida particolarmente interessante dal lato della scrittura. Dopodiché ovviamente avevo dei primi lettori che erano i miei miti da ragazzino, anche questo non è stato facile perché voi e Bonelli in generale erano le prime persone che avrebbero dovuto dare un parere sulla mia scrittura, altra cosa a cui non sono abituato, perché sono abituato ad andare con degli editor che conoscono me e come scrivo io, e non io che devo rappresentare e seguire un personaggio. È stata per me una cosa bellissima e un tassello di bagaglio e di esperienza in più che consiglierei a qualunque persona. Beh, non è che ti sarai sentito sotto esame, insomma, per questo. Ma è bello sentirsi sotto esame, è una cosa bellissima. No, poi, insomma, io avevo un modo caratteristico di preparare l'esame all'università, l'ho usato lo stesso. Oddio, sono in ritardo. Però dovevamo essere più cattivi ancora. Allora, Alfredo, raccontaci un po', perché in effetti quello che stavo dicendo Pier Domenico è il romanzo di Martin Mister è legato a questa miniserie che è uscita fino all'anno scorso, che è Le nuove avventure a colori, e quindi è un personaggio che è Martin Mister, ma anche con caratteristiche diverse. Io però volevo prima buttarti lì questa provocazione, stando alle parole di Pier Domenico, sul discorso dell'autore più o meno importante. Nei fumetti un po' è stato così fino a meno una ventina d'anni fa, no? Soprattutto i fumetti seriali nostri, ad alta miniatura, il fumetto popolare, l'autore quasi non c'era neanche scritto il nome dell'autore, no? Nelle storie a volte veniva proprio omesso, oppure nel caso di Tex, quando non era Gianluigi Bonelli a scriverlo, non scriveva il suo nome per paura per non confondere. Quindi vale anche un po' per noi, no? Che il personaggio in questo caso è più importante dell'autore, no? Poi fortunatamente negli ultimi anni, e giustamente, c'è un'attenzione anche legata ai nostri autori, sceneggiatori e disegnatori, però è vero che la maggior parte dei lettori occasionali legge il personaggio, magari non distingue neanche un autore. Sì, per ora è sicuramente così, secondo me, in Italia, ma non solo in Italia. Comincia per esempio in Francia, che è un paese che noi citiamo sempre e che non ha nulla a che vedere con il mercato italiano, ecco che lì magari l'autore conta di più, perlomeno determinati autori. Allora c'è il nuovo libro di Pinco Pallino, di Van Am, piuttosto di chi vuoi, allora vai a prenderlo perché c'è quell'autore lì. Da noi funziona così, invece con il personaggio, e in fondo anche negli Stati Uniti, che sono la patria del fumetto, bene o male a contare il personaggio, anche se c'è un certo divismo da parte degli autori. Per quanto riguarda il mondo degli young adults, o dei ragazzi che Dio si voglia, purtroppo non me ne intendo molto, anzi, ne intendo assai poco. Però mi rendo nemmeno conto. Loro. Nemmeno loro. Ah, nemmeno loro. Cioè, però l'impressione è che siamo molto. Se ne intendono nel senso che non sanno di esserlo. Okay. No, sono un target commerciale, ma loro non si sentono tali, per cui. Sentono una categoria. Cioè, mi dà l'impressione che una cosa positiva in un momento in cui l'editoria è vagamente stagnante. Limita l'idea che ci sia un certo ribollire, forse sia legato perlomeno in parte a certe cose o televisive o di games, però che comunque qualcosa di nuovo c'è. A me ha fatto molto piacere, non c'è niente con Martin Mister, ma con la serie a cui avete collaborato entrambi, Classicini, che la trovo bellissima. Grazie. Li ho comprati tutti, non so chi l'abbia inventata, però li sto comprando tutti. A voi, bravi. Che è proprio bella, non so se hai visto, quella sono i piccoli classici della letteratura ridotti per bambini, bene, cioè ridotti in modo intelligente, e infatti mi sono comodi perché sono i piccini, potrebbero chiamarli come si chiamano i piccini una volta? I bignamini di una volta, e ogni tanto sono andato a rivedermi bene una roba adesso di recente di Frankenstein, che se non sbaglio è fatto tutto. Sì. Perché devo ricordarmi una certa cosa, non la voglio c'era. Affrontare. C'era. Quindi andando avanti con l'età poi si ritorna anche bambini. Infatti prima io parlavo degli young adults,
invece sono un old adult e appunto gli old adult vengono un attimista, chiamiamola così, la vecchia serie, la serie tradizionale, in cui il personaggio è nato nell'82, quindi porta dietro tutta una serie di modismi, di modi di scrittura e anche di disegno che sono legati un po' a quel periodo, evidentemente si sono modificati nel tempo, se no il personaggio sarebbe morto, invece adesso è soltanto moribondo, quindi sta ancora abbastanza bene. Mentre invece... Sta benissimo, meglio di noi. E questo oggi soprattutto sono già la tosse, cioè la voce che invece lui sarebbe tutto sarebbe bello e tante. Sarebbe la eccetera. Poi si è sdoppiato in una nuova serie che le cui caratteristiche erano, partivano da questa domanda: come sarebbe Martin Mister se nascesse, fosse nato adesso, diciamo due anni fa in quel caso, invece che nell'82, cioè un bel 30 anni prima? Beh, probabilmente sarebbe scritto in una maniera differente, avrebbe caratteristiche vagamente differenti, sarebbe pensato anche per un sfruttamento possibile televisivo. Potrebbe esserci, insomma, e allora evitiamo di metterci Java, perché Java, che è il personaggio che accompagna Martin Mister, è un uomo preistorico che parla praticamente solo a grugniti, che nel fumetto va benissimo, ci si scrive Mgrnrg e si risparmia anche fatica proprio di scrivere delle parole, e farlo davvero, secondo me, diventerebbe ridicolo. Ed è nato questo nuovo personaggio che Baccalario appunto ha riadattato anche con un linguaggio che è differente da quello che avrei adottato all'epoca. Cioè io, Martin Mister in realtà è stato davvero il primo romanzo a uscire in libreria, perché ne sono usciti due nel 92 o cose del genere, fatti dalla Panini Malipiero. Credo che siano andati non malissimo, ma orrendamente. Non erano brutti, secondo me, erano scritti bene, però erano scritti un po' con un taglio che non era il taglio che c'è adesso, che è quel taglio che tra l'altro è contestato, che cioè, mi ha lasciato un attimo perplesso. Poi tu mi hai spiegato che invece era un nuovo modo, un modo di raccontare. L'ho capito, l'ho apprezzato, devi andare. Ma che appunto distingue il prodotto per ragazzi, secondo me, da quello che poteva essere negli anni 90 a quello che adesso, che sembra molto vicino, in realtà sono passati 30 anni o più di lì. Credo anche che la nuova serie, che in fondo di Martin Mister, la serie parallela che riprenderà tra l'altro quest'anno, alla fine di quest'anno, l'anno 21, dia un filino più di possibilità e meno di paletti di quanti ne dà la serie vecchia, perché la serie vecchia oramai ha tanti di quei presupposti, di quei paletti appunto, e di quello che alla fine diventa difficile scriversi dentro senza rinnegarne almeno il 70%. Questo tutto sommato è libera, parte proprio dalla morte dei genitori di Martin Mister, che è diversa da quella dell'altra serie, e va avanti abbastanza liberamente con una bella idea che non vi dico, perché sennò non comprate il romanzo, che però è abbastanza bello ed inquietante. E se vuoi posso dire che riprende, adesso non mi ricordo se tu usi queste parole o no, il concetto della Kashi, che la Kashi è questa misteriosa sfera che, secondo una cosa indù, un'antica tradizione indù, è una specie di sfera metafisica che contiene tutti i pensieri e le nozioni dell'umanità. Se io penso una cosa, la finisco lì. Noi altri, per spiegarla in parole molto povere e moderne, noi abbiamo un password per raggiungere la nostra parte della cache, ma ci sono delle persone privilegiate che hanno la password universale e possono sapere quello il tutto. Questa è una tradizione antica che viene ripresa, e ovviamente non proprio così nel libro. Quanto da dire, credo di non averlo, forse ho già detto troppo. Spero che tu abbia molto altro da dire. Beh, altro da dire, se vuoi, potresti trattenere per il resto della puntata. Va bene, invece accenniamo anche al secondo romanzo di cui stiamo parlando, e qui l'operazione era molto diversa, no? Perché non c'era un corpus narrativo così importante quantitativamente come quello di Martin Mister, seppure anche rivisto alla luce delle nuove avventure che davano un occhio diverso sul personaggio. Gea è una miniserie durata 18 numeri, quindi 9 anni, perché era uscita semestrale,
e aveva un unico autore, in questo caso sceneggiatore, disegnatore Fuca, appunto parlando di autore, qui invece anche per quanto riguarda il fumetto popolare, quando si parla dei lavori di Luca invece si parla proprio di prodotti autoriali, insomma, perché tu sei il classico autore completo, come si dice, no? Mentre per esempio Alfredo è incompleto, anche se poi si diventa con i suoi personaggi anche disegnati, insomma, cioè, autore giusto? Unico. Unico, non l'unico autore, ma l'autore unico. Con la U maiuscola, no? Che è anche più personale. E qui invece appunto la vicenda di Gea è iniziata, è definita, ha un suo percorso, ma noi la raccontiamo anche qua, in una fase un po' differente. Quindi chi ne parla? Però parla Lucia, perché Lucia giustamente ci racconta come ha approcciato questo personaggio, se già lo conoscevi prima, se l'avevi letto, se la... Sì, l'avevo letto e la cosa divertente è che mi sembrava di aver letto l'altro ieri, cioè di aver comprato veramente il primo volume l'altro ieri e poi mi sono accorta che erano passati quasi 20 anni, questo mi ha fatto fare due conti sulla mia età e ho ritrovato un sacco di cose. Prima cosa che ho fatto è quando mi hanno chiesto se andrebbe a riscrivere Gea, certo, assolutamente, mi sono riletta tutti i 18 volumi. Però c'era un corpus più, come dire, circoscritto rispetto a altri personaggi che appunto avevano una storia molto più lunga alle spalle e anche molti cambiamenti dovuti al cambiamento proprio di periodo storico e di anni e di riferimenti culturali. Lì praticamente mi sono ributtata nella mia fine degli anni 90 per i 2000 e ho cercato di trovare un punto di contatto con questo personaggio. E mi tremavano un po' i polsi perché appunto il fatto di avere un corpus unico definito con un inizio e una fine poteva sembrare molto comodo, però insomma l'autore unico poi era una figura, diciamo, al momento un attimino più ingombrante, in senso buono, perché dovevo riuscire a trovare un modo di creare una mia Gea che raccontasse quindi le origini della Gea di Luca, che è quella originale, e facendo in modo di raccontare un periodo in cui il personaggio non lo conosciamo, lei stessa poi non si ricorderà cosa è accaduto, quindi non avevo appigli dal punto di vista della storia già scritta, che era molto comodo perché si poteva inventare quello che volevamo inventare. Dall'altro canto era più difficile perché non c'erano delle linee guida. Quindi prima che Domenico parlava dell'approccio universitario alle cose, no? Il suo è ovvio, oddio, sono in ritardo, devo farlo, e il mio è, ok, scalettina, appunti. Sono arrivata col mio foglietto degli appunti alla prima riunione in Bonelli, pensando, oh, spacca, e in questa riunione abbiamo messo appunto con Luca tutti i momenti fondamentali del personaggio e tutte le idee che c'erano sul tavolo hanno iniziato a diventare una storia vera e propria. E a quel punto avere un riferimento diretto e, come dire, qualcuno potesse dirmi sì, questo si può fare, ma quello non si può fare, oppure sì, questo mi piace e allora facciamo così, questo personaggio qua, chiamalo in questo modo, dagli questo aspetto, perché era un personaggio che avevo ma poi ho cassato, cioè anche poter entrare, come dire, nella parte ideativa del personaggio, nelle sue prime fasi di creazione iniziali è stato interessante perché ha fornito una serie di spunti per fare in modo che questa storia non fosse completamente creata ex novo, ma, come dire, convogliasse tutta una serie di cose che partivano da un input di Luca e potevano rientrare all'interno della storia. Quindi, devo dire, è stato un processo molto affascinante in cui però ho avuto anche spazio di mettere un sacco di cose che mi piaceva inserire in un libro del genere. Per esempio, sono andata a recuperare, ma inconsciamente, però poi le ho citato volutamente, tutta una serie di film, di miei riferimenti culturali del mio periodo adolescenziale e alcuni li ho citati proprio smaccatamente, quindi cioè, spero che il lettore se li trova si diverta, se il lettore ragazzino sicuramente difficilmente li troverà, però come dire, mi piacerebbe inserire un paio di livelli un po' da strizzata d'occhio al pubblico un pochino più adulto, senza però, come dire, appesantire tutto quanto. Quindi devo dire che sì, è stato un lavoro molto, molto divertente e è stato, cioè, bello entrare nell'opera di un altro autore e scrivere l'inizio di quella storia lì. Poi spero che insomma lui sia contento del risultato e piacerebbe sapere anche un po' la sua opinione riguardo come
cioè vederla dall'altro lato, no? Di chi si trova il suo personaggio dato in mano a qualcun altro e come funziona questo tipo di, non so, affidamento temporaneo di un personaggio. No, ce l'abbiamo qua, se lo glielo chiediamo. Sì, innanzitutto bisogna dire che questo è il romanzo di Lucia, ok? Già prende le distanze e questo non è una partenza. Se non vi piace, è colpa sua, se vi piace io lo supervisiono. Gia, vabbè, chi la conosce, qua non c'è nessun riferimento nel libro al fatto che si tratti di una serie fumetti di una serie famiglia, perché questo deve vivere come suonato, come opera letteraria in prosa. Gia ha un inizio nebuloso e un finale aperto, che mi sono lasciato apposta, casomai mi manchino le idee, ho sempre una scappatoia. Il suo inizio inizia già in progress, ci sono già la situazione definita, il lettore non la conosce, ci sono una sistemazione misteriosa, lei contatta persone misteriose che non ha mai visto, poi la mia miniserie è una sorta di romanzo di formazione dove lei cresce, acquista potere, acquista consapevolezza e poi alla fine la lasciamo con un bel pancione. Tra l'altro anche qua la nostra attrice, che io l'ho conosciuta magra, e adesso è come Gia alla fine della mia miniserie. La vorremmo proprio così, con un bel pancione, non sappiamo un po' cosa succede. Quello che noi abbiamo fatto insieme, in realtà, era soltanto tracciare delle linee guida, tutto lì. Si è deciso di, anche qua, lato adolescenziale dei personaggi, che era già un adolescente, per cui l'abbiamo presa ancora prima, in quel momento in cui succede quello che viene appena accennato nella serie a fumetti, e che però è sempre lasciato al mistero. Lei soffre di questa amnesia, quella amnesia indotta, lo spiega anche nel fumetto, per aiutarla, per salvarla dal dolore, dallo shock, dai traumi, e di cui lei ha, non viene mai a capo di questa cosa in una serie a fumetti. Ha soltanto ricordi, dei flash di quello che è successo, ma l'amnesia l'ha aiutato a superare questo trauma. Lei è una ragazzina, orfana, è sempre da sola all'inizio. Quindi noi abbiamo deciso di raccontare in sostanza quella che l'ha portata a diventare poi la figura eroica, avventurosa, il baluardo, la difesa delle invasioni, se è un dimensionale del fumetto. Cosa l'ha portata a diventare quello che è? Quindi è un racconto che completa il personaggio. Ed è un racconto di Lucia, che ha portato quello che si è immaginata del personaggio, averlo conosciuto. Io mi sono limitato semplicemente a darle linee guida dicendo: guarda, questo è compatibile con quello che io ho scritto, questo è compatibile con quello che io pensavo non ho scritto, perché mi sono fatto una serie di costruzioni che poi non ho raccontato, sono tutti rimasti dietro le quinte, che servono a creare un personaggio, ma non devono necessariamente essere raccontati. E quel lavoro che lei ha fatto ha rispettato tutti i miei anche tanti paletti. No, infatti devo dire che sono arrivato anche un po' in ansia. E anche rispettato. Ha fatto un po' quello che voleva, però non mi ha fatto arrabbiare. Sono partita a pensare, vabbè, c'è una cosa in particolare, che il mentore di Gia è un personaggio un po' particolare, nel senso che nella serie a fumetti i pesanti hanno tutto un ruolo, io ho preso quello del mentore, ho pensato, o mi caccia via malamente, o questa cosa può funzionare. Fortunatamente non mi ha cacciato via malamente. Anzi, l'abbiamo adattata, perché io ho anche sempre questo romanzo, personaggio che non ho mai visto, mai baile, questo sosia burino di Elvis, guardabile, che invece nel romanzo si può spandere e basta, non ho mai disegnato, tutto il dolore di questo, invece, ed è uno dei personaggi che troverete nel romanzo. Non ho mai capito se gli è piaciuto o meno, il giudizio che ha dato è positivo, sì. No, è stata rispettosa, capito? No. Allora, piccolo commento, adesso posso dire, guarda, ma guarda che è severissimo. Veramente? Che è severissimo. Sì, hai questa allarme qua. Bravissimo, ma severissimo, quindi sono arrivata che avevo un po' di... Perché non si pensa di fare. No, scherzo.
volevo aggiungere una cosa su Marty, molto molto ovviamente. Se devo dirti, quando ero ragazzino, quello che Marty mi ha insegnato è il mondo, cioè la geografia e una versione della storia meravigliosamente complottista. Il complottismo mi è rimasto, ma soprattutto quello che mi è rimasto è la geografia. Ho una bambina di 11 anni che di geografia non sa nulla, perché fa la scuola. Io abito in Inghilterra dove si fa un'ora di geografia al mese, sì, per cui a un certo punto ci siamo accorti che non sapeva dove era la Polonia, abbiamo messo una cartina dove mangiamo e ogni sera facciamo oggi dove viaggiamo e via dicendo. Ho cominciato a dargli i miei vecchi Martini Mister con l'idea di provare a insegnare qualcosa del mondo tramite una storia avventurosa, complottista e via dicendo. Ma quando io leggevo Martini Mister avevo un grandissimo problema, che dicevo ai miei genitori: andiamo sull'isola di Pasqua. I miei genitori dicevano: sei matto? Ma vabbè, perché non hai detto Atlantide, no? Sì, ma l'isola di Pasqua era almeno raggiungibile. Allora andiamo subito in Tibet. I miei genitori: senti, trasmetti e leggi questo, no? Per cui col mio libretto destinato ai ragazzi ho sposato le linee guida nuova del personaggio con grande entusiasmo, perché è un personaggio che si trova in Italia. Quindi mi sono trovato a poter costruire una storia ambientata in posti reali italiani, che spero qualche lettore possa più facilmente seguire, a parte Pieve di Teco, perché geograficamente anche vicini tra di loro, per cui una volta che dovessero andare a Lucca Comics and Games perché hanno convinto i loro genitori a buttare via il ponte dei morti in modo più e a spendere tanti soldi, potrebbero anche fare un giro in 3 o 4 delle località che ci sono lì. Allora, se la mia storia, come è stato nella mia vita con il vero Martin Mister, riuscisse a portare i ragazzi a conoscere qualcosa di reale del mondo con un occhio fantastico, sarei più che soddisfatto. E noi pure, sicuramente. Non credo che noi abbiamo mai avuto un intento didattico con i fumetti, però insomma non ci dispiace neanche buttare lì con l'intrattenimento, no? Fare passare mai messaggi, ma curiosire, cioè dare, immagino un nuovo lei ce lo diceva sempre, cioè dare l'Amazzonia di Luis Ernoia, dare la curiosità di saperne di più e poi magari appunto di informare. E si capisce anche proprio che Bonelli era uno che la conosceva, la visitava, eccetera. L'idea di comunicare proprio alcune informazioni anche contrabbandate, mai confusamente, perché sennò alla fine. Bene, a me questo è sempre piaciuto nel proprio film, finché la Martimista nasce proprio anche con questo intento di raccontare cose. Invece volevo dire sul fatto della narrazione, io credo proprio di non essere intervenuto in una maniera più assoluta nella cosa. Cioè, secondo me, quando un professionista, attenzione, vale per i professionisti, non vale per l'ultimo venuto, prende un prodotto, per forza di cose lo cambierà un po'. Lo cambierà secondo il suo modo di fare, per cui è un professionista, mi piace leggerlo quando è finito. Proprio quando è finito, anche quando è stampato, non ho problemi se non sarà esattamente... non è esattamente quello che avrei fatto io, anzi la cosa mi piace molto di più, perché scopro un'altra sfaccettatura del personaggio che ho inventato. Persino per parlare di Avatar di Martin Mister, non c'è soltanto questo e il fumetto da cui questo è vagamente derivato, ma c'è stata anche una serie di disegni animati che sono completamente diversi dalla serie regolare, però mi ha affascinato vederle perché era un'altra interpretazione del personaggio. Se cominciavo a metterci il naso, a dire alla fine, perché non c'era niente, che mi andasse, non dico bene. Poi volevo aggiungere una cosa che... Grazie. Era tutto diverso, voglio dire, da quanto avrei fatto io. Poi però erano professionisti quello che hanno fatto, quindi diciamo che il personaggio vive in un'altra maniera, benissimo, vive, l'importante è che sia vivo e continui a vivere. Volevo aggiungere una roba che non si dovrebbe fare, perché se la pubblicità di un altro, ma fa niente, esce un altro romanzo tra poco di Martin Mister, ed è Martin Mister. Anche peccato, speravo di fare una cosa un po'. La parte di scherzi esce invece a luglio, appunto, il secondo romanzo di un'altra serie di Martin Mister romanzi,
che però è un antimister, diciamo così, serie originale, quello addirittura estremamente contornato, no? Proprio che rientra in tutti i paletti. Qua c'è Salvadei di un club degli amici di Martin Mistero, il quale è incaricato, naturalmente gratis, di leggersi il romanzo, cosa che farà stanotte, per vedere se ci sono contraddizioni con la serie regolare. Anche in questo caso l'autore è un professionista, Cappi, e da cui può fare quello che gli pare, voglio dire, mantenendo evidentemente, detto questo, è chiaro che ci sono dei paletti da cui non si deve uscire per forza di cose. Il personaggio non diventerà un killer, il personaggio, che ne so io, ha tutta una serie di caratteristiche da cui non si deve uscire troppo, però massima libertà d'autore. E Domenico, ci dici a noi lettori di fumetti, quindi sai, insomma, un po', puoi immaginare, no? Sì, sì, sì. Quella roba lì, vediamo, sì, sì. Vediamo le figure. Sì. Quali sono le caratteristiche di questo tipo di scrittura? Ritmo soprattutto, e frasi sincopate, e una certa velocità nell'affrontare i risvolti psicologici. Sostanzialmente queste. Quindi una scrittura quasi indiavolata, veloce, che prende, che dovrebbe, la mia esperienza, permettere una lettura più scorrevole delle vicende e contrabbandare tutte le cose di cui abbiamo parlato prima, quindi la storia alta, la storia bassa e i personaggi. I personaggi dei romanzi di Angelus parlano più che pensare, agiscono più che parlare, e si muove in una trama che deve essere costruita con dei meccanismi un po' da orologeria, in modo da stupire al momento giusto. Non ci sono regole in scrittura così ferree come in scrittura cinematografica o televisiva, quindi non abbiamo tutta quella serie di regole che gli sceneggiatori, se ce ne sono, conoscono perfettamente nel cinema, per cui un'esplosione ogni 2 minuti e mezzo. Però abbiamo l'obbligo di non fermarci e di fare in modo che le pagine siano il più possibile vicini a chi legge. La grande regola della scrittura per ragazzi è che c'è una, al di là della complessità della storia, dell'argomento, dei personaggi, questo se volete ne parliamo quanto volete, ma quello che diventano sempre più drammaticamente importanti sono le parole, più vai verso i piccoli, nel senso che più vai verso i piccoli meno parole hai a disposizione, perché i bambini più sono piccoli meno parole conoscono, quindi la grande sfida è piccolissimi, usare pochissime parole per esprimere dei concetti, con quelli che adesso oggi chiamiamo gli Angelus invece, usare un vocabolario ristretto per dare la sensazione e portare contenuti anche molto profondi e molto complessi, ma sono sempre meno parole rispetto a quella che è la letteratura tra virgolette per adulti. Quindi è tutto un lavoro di setaccio e di capire quali parole funzionano e quali no. Capito, molto interessante questa cosa. E quanto il fatto che questi siano romanzi tratti da personaggi a fumetti, cioè quanto il fumetto, il fatto di avere anche una rappresentazione visiva di un certo tipo, aiuta anche nel discorso della scrittura? Non so se la domanda ha senso, però. Ma allora, ce l'aveva, non so. Se aiuta nel senso che dà un immaginario visivo a cui l'autore va incontro. Da un certo punto di vista bisogna completamente trasformare per adattarlo a un altro mezzo. E la cosa divertente, per esempio, nel caso di Gea, esempio proprio pratico, Gea non vede i colori, è un personaggio che vede in bianco e nero. E quindi, descrivendo quello che lei vive, vede, esperisce nella sua vita senza vedere i colori, una cosa a cui ho dovuto fare attenzione è non menzionare mai i colori che la circondano. Non può dire che quella sedia lì è rossa, sarà qualcos'altro per descrivere quella sedia, ma non è il colore. Quindi ci sono, quello non è un paletto dovuto proprio strettamente al fumetto, ma qualcosa che nel fumetto è più facile da gestire, mentre nel testo scritto ha qualche asperità in più. È tutto un lavoro appunto di lima per andare a trovare un modo per rendere la stessa velocità del disegno, la stessa immediatezza appunto del mezzo fumetto, che comunque si muove con
battute veloci, cambi di scena, azione, e non tradirlo e riuscire però a inserirlo in una storia in cui comunque c'è più spazio per i pensieri della protagonista. E quindi bisogna un po' alternarsi tra queste due cose, riuscire a convogliare una serie di informazioni in più senza tradire l'originale o appesantire la narrazione. Io invece avevo questo problema proprio perché il mio Martin Mister è il Martin Mister della serie nuova, per cui i disegni e le storie nascevano mentre io scrivevo, per cui quello che ho fatto è stato lavorare moltissimo con Andrea Artusi, con Mirko, a fare da interfaccia, perché loro ricevevano dalla casa editrice, certo, la lavorazione progressiva dal momento, e io ricevevo le informazioni di cosa stava succedendo al personaggio, quindi è stato quello, insomma, anche la collocazione temporale diversa di dicembre, per cui io non ho avuto nessun problema da quella lì. Però sì, i media sono diversi, e quello che tra l'altro funziona bene nel fumetto, cioè l'incenerazione, nei libri funziona molto meno bene, nel senso che vanno completamente ripensate. Ve ne accorgerete con Zagor quando uscirà. Luca, tu che sei autore unico, completo e quant'altro, e ti sei provato anche nella scrittura dei romanzi, perché hai scritto un romanzo di Dragonero, per esempio. No? Personaggio romanzoni di Dragonero. Allora io ti chiedo intanto, tu da quel punto di vista come ti sei, se ti sei fatto questo discorso, no? Questa ricerca, qual è il linguaggio che non può usare, oppure essendo un romanzo indirizzato a un pubblico più adulto probabilmente, no? Più generalista, non c'è bisogno di farsi questo pensiero. Lavoro che è vero, no? Più adatti il tuo lessico al pubblico a cui ti rivolgi. No, il nostro più romanzo, il mio dei biglietti che abbiamo pubblicato per Mondadori, sono romanzi dedicati al vasto pubblico, per cui in realtà, anzi, io ho dovuto ampliare il mio vocabolario. Ah, sei andato a cercarti parole? Sono andato a studiare, sono a tre cani, mi ha aiutato un sacco. Lunghissimo lavoro di documentazione. Sì. Perché comunque nel fumetto, diciamo, l'esico che usi è le terminologie mandate non sono mai complesse, certo, poi tranne il tecnico, ma comunque il linguaggio narrativo è altro rispetto alla prosa. E quindi quando mi sono dovuto impegnarmi, sperimentare questo nuovo, per me assolutamente nuovo tipo di linguaggio, proprio adattare anche il mio vocabolario a un linguaggio narrativo del tutto. Però un'operazione di questo tipo, comunque legata al fumetto, tu e Stefano Vietti la state facendo, per esempio, sullo stesso Dragonero, perché a parte appunto la serie classica che va avanti, ha una derivazione young, e quindi con un linguaggio diverso, più legato ad un pubblico giovane, e una derivazione invece più adult, diciamo, più spregiudicata, più audace, ci è piaciuto chiamarlo, con il Senz'anima, dove invece il linguaggio è differente, magari anche molto più visivo e meno. È l'adattamento del linguaggio narrativo del fumetto a un pubblico diverso. Se voi sfogliate il Dragonero Adventure, che è lo spillatino a colori che dedichiamo a un pubblico, noi crediamo e speriamo tra gli 8 e i 12 anni, vedete che ci sono 3-4 vignette al massimo. Il testo di quando non è mai eccessivo, e la narrazione è molto veloce e immediata, perché arriva a un certo tipo di pubblico. Per quanto riguarda Senz'anima, invece, la fogliazione, il taglio della pagina è complesso. Adesso voi avete il momento, potete vedere soltanto il lavoro di Mario, ma insomma, c'è un certo impegno nel capire, non è che sia confuso, ma il racconto è complesso, non c'è molto testo, ma il tipo di narrazione è una narrazione che è rivolta a un pubblico che ci si deve impegnare, anche che ha bisogno. Sì, che comunque ha una distinzione con il linguaggio narrativo del fumetto, ed è anche andato un po' oltre, cioè un pubblico che magari ha sicuramente poi letto dei graphic novel, di autori che hanno un linguaggio particolare, quindi è anche uso a un tipo di taglio di tavola, un tipo di narrazione che non è immediata, non è fruibile così come invece è in Adventure. Quindi sì, lì c'è stato proprio un adattamento, come per loro, verso il pubblico giovane, noi questo video che abbiamo avventatamente preso. Certo, però sono le funzioni. Alfredo, la domanda da studioso di intrattenimento popolare, diciamo, no? Perché i personaggi attraversano diverso tipo di
apposta, no? In cui, cui escono, magari partono a un libro, diventano un film, o partono addirittura come diventa la radio, no? E poi diventano, certo, poi diventano palpi, fumetti che si trasformano, no? E quindi dacci una bella considerazione su questo passare da, e se tu ci sei, ci sei trovato anche nella tua esperienza di narratore. Ma io ci ho provato varie volte, non tanto che scrivo romanzi, perché non credo di essere capace di farlo, però ho notato evidentemente le grosse differenze. Per esempio, una cosa che può essere veramente utile nel romanzo rispetto al fumetto, strano ma vero, è il fatto che nel romanzo non ci sono immagini, per cui nel romanzo puoi raccontare delle cose che nel fumetto non puoi raccontare perché le vedi. Mi spiego, c'è per esempio l'autore del Maratoneta, che sto cercando di ricordarmi come si chiama, che è un bravo scrittore, ha scritto numerosi libri. Nel Maratoneta romanzo c'è un personaggio che si chiama Scilla e che fa l'agente segreto, e poi c'è il fratello del Maratoneta, e poi a un certo momento scopriamo che il fratello del Maratoneta e Scilla sono la stessa persona, e tutto funziona, e tornando indietro, sì, ma non lo puoi fare, perché se vedi Scilla e poi vedi il fratello del Maratoneta, ha la stessa faccia. Quindi da un lato il fumetto ti dà di più perché ti dà l'immagine, dall'altro lato però ti blocca in un'altra maniera perché non, ti può, non puoi ingannarlo, non puoi ingannare il lettore, come ingannare, uso questo termine, ovviamente, come puoi fare con il libro. Rispetto al cinema, esistono una serie di meccanismi che diversificano, anche se si tratta tutto sommato di un racconto, no? Però piccole cose pratiche, per esempio un fumetto offre una possibilità meravigliosa, che è quella che tu vedi una casa lontana, 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 in una pianura immensa, dalla casa viene un fumetto e si sente perfettamente la voce. Nel cinema non riesci a farlo, lo puoi fare, ma diventa ridicolo se fai una cosa di questo genere. Piuttosto che nel fumetto, puoi pensare, anche nel romanzo, puoi pensare, nel fumetto col balloon, nel romanzo pensò Martin Mister. Nel cinema un personaggio che pensa non c'è, o meglio, si può fare, facendo un esempio fake, però non suona bene. Tant'è che nel cinema spesso ci sono i due personaggi che agiscono insieme in modo di poter esprimere, certe, dire certe cose e non pensarne. Io a volte ho pensato a Diabolik al cinema, Diabolik è uno che pensa sempre adesso attaccherò una ventosa a questo vetro, poi con apposito tagliavetro la taglierò in giro, infilerò la mano e girerò la maniglia. Diabolik è sempre, che adesso meno, grazie al cielo, ma era molto didascalico in questo senso. A cinema non puoi fare, e così via. Quindi io direi che ogni passaggio da un mezzo all'altro impone delle differenziazioni notevoli. C'era Hemingway che diceva almeno io non mi interessa come faranno il film, poi vado a vedere, magari mi piace. Poi prendeva anche dei quattrini, questo secondo me non bastava, ma comunque è un'altra cosa. E spesso migliora, ci sono delle cose che secondo me sono più belle, nascono in un mezzo di comunicazione, passano in un altro e migliorano. In generale si dice di no, no non è vero perché non è l'originale, è un'altra cosa che è un altro originale che può essere anche più bello e può fornire un feedback all'autore originale, perché poi copia un altro e nascono degli strani ibridi positivi in questo senso. Ho detto di aggiungere qualcosa. No, sono pensando a Marshall Orso, devo dirti che come tanti media ma sempre Marshall Orso che purtroppo va bene. No. Nessuno te ne fa. Avevo un pensiero complesso, ma poi mi è chiuso lui per cui rendo. No, in effetti, visto Cristo, sempre quando poi si dice ah era meglio il film, era meglio il libro, era meglio. Però, cioè, in effetti possiamo avere l'uno e l'altro, e l'altro ancora. Sì, che evidentemente sono accettati tutti in maniera professionistica, certo, per esempio certo, un bel fumetto e un brutto film per me è la Lega degli Straordinari Gentlemen, esatto. Che il film è brutto, ma anche se ha dentro un sacco di attori molto bravi eccetera eccetera, è brutto, ci sono le macchine che corrono a Venezia, ci sono anche delle assurdità. Ma questo sarà... forse è perché davvero il fumetto ti permette di fare cose, il fumetto puoi fare cinema... possono diventare ridicole se non le fai. La vecchia, una cosa che ripeto sempre con monotonia in tutte le occasioni in cui si parla di fumetti, è che dico che in un fumetto con lo stesso costo più o meno puoi fare un primo piano e puoi fare una battaglia stellare, quindi il fumetto ti permette molto di se parlare con i disegnatori, però beh sì, però ovvio, facciamo anche un pochino di più, ma non è lo stesso costo grosso modo. Ci sono dei fumetti, per esempio uno che dei miei favoriti era Jeff Hook,
questo personaggio di questo immortale scozzese, come si chiama? Sidney Jordan, che a 900 anni sembra ancora un ragazzo, e beh, lui riusciva in niente, grandi così, proprio, sempre regolari, a costruire interi universi, quindi questa cosa qua secondo me è più utile del cinema. Dall'altra parte arriviamo a un paradosso, che è questo, che una volta il fumetto addirittura secondo me aveva una piccola natura considerata eversiva, perché un fumetto uno poteva mettersi lì a disegnarlo e costava meno di qualunque altro mezzo, no? Perché il cinema era una cosa enormemente costosa, la televisione pure, eccetera, eccetera. Bene, adesso per paradosso forse costa meno fare la televisione, ti metti lì con una telecamerina, oppure col coso, fai il tuo nasone grande perché ti fa da fisheye praticamente il telefonino e ti fai un filmato. Quindi si è rovesciata, infatti è più eversiva se vogliamo la televisione, in un certo modo. Certo, poi a noi manca la colonna sonora. Sì, la musica, per esempio, manca nel fumetto la musica. Il fumetto poi rispetto al cinema è un gravissimo, diciamo, difetto, problema, come lo vuoi chiamare. Il cinema, tu vai al cinema, guardi, il regista ha deciso che una scena di inseguimento dura 5 minuti e te la fa durare 5 minuti. Tu devi star lì e guardartela, vabbè, magari la televisione è così, ma è così. Cioè i tempi sono determinati dall'autore, mentre il fumetto, per esempio, se tu la scena, diciamo che un minuto corrisponde a una pagina, quindi se hai un inseguimento di 5 minuti corrisponde, tra virgolette, a 5 pagine, facendo questo rapporto. Sì, ma siccome dell'inseguimento nessuno parla, tu fai così, lo leggi velocemente e hai perso il ritmo. Quindi il fumetto deve avere dei meccanismi che non sono la musica, purtroppo, per inchiodarti al fumetto stesso. Io credo che Gianluigi Bonelli, a parte che lui aveva un background proprio di scrittore d'avventure, eccetera, eccetera, quindi usava molte parole, e questo stile è passato poi a Sergio, è passato a me sempre meno, poi si è diluito sempre di più, però questa verbosità enorme. Però Gianluigi Bonelli usava molte didascalie, credo proprio per interrompere certe sequenze, per esempio una sparatoria che senza didascalie sarebbe passata in un attimo, ma se la didascalia dice Texas, stai la pistola, tanto per dire, ti ancora per un istante la vista a quella vignetta e ti dà quel rallentamento necessario per raggiungere i ritmi che il regista, in questo caso, che l'autore vuole. Parole povere ogni mezzo dei meccanismi narrativi specifici, quindi quando si passa da un mezzo all'altro devono cambiare necessariamente, cambiano necessariamente le cose. Punto. Nel fumetto è importante per noi determinante la serialità, perché abbiamo personaggi che escono da decenni, tutti i mesi in edicola, e si rinnovano, no? Immagino che anche voi abbiate lavorato come scrittori su personaggi, e quindi portando avanti una serialità. Questi romanzi che avete scritto possono prevedere una serialità? Sì, penso di sì, e possono essere serialità diverse, come operazione di per sé, cioè i romanzi dei vari personaggi Bonelli, sia come i singoli personaggi, parlo nel mio caso, di Matteo Mister, senza dubbio. E, nel senso che un personaggio ha vissuto un'avventura verticale con tanti semini che possono essere poi ripresi in puntate o libri successivi. Penso che per te sia un po' più difficile, non gira? Però è possibile anche in quel caso lì, nel senso che appunto trattandosi di avventure verticali ci si può ritagliare gli spazi. Stai guardando Luca con timore, no? E tanto mi diceva che insomma gli piacerebbe la storia. Le serialità per ragazzi poi sono sempre molto particolari. Anche qui c'è una differenza grossa tra ragazzi e bambini. Quando fai uscire i libri seriali per bambini, hai il problema che quando esce l'ultimo sono già all'università, per cui probabilmente i tuoi lettori dell'ultimo libro che è uscito non sono quelli iniziali. Quando invece cominci a lavorare con un pubblico come questo, di lettori consapevoli, poco prima dell'età adulta, sai già che se si affezionano alla storia, al personaggio, alla scrittura, a qualsiasi degli elementi del medio ti seguiranno, perché cominciano già a fare quel riconoscimento dei particolari,
dell'autore, del personaggio che i bambini più piccoli invece non fanno, quindi in questo caso la serietà è un'operazione interessante, consigliabile da un punto di vista se questo libro piacerà. Mentre parlavi di adattamenti di media, ho pensato a un tragico per me adattamento di media a cui ho assistito quest'anno, cioè quello che è stato negli ultimi 5-6 anni il mio libro preferito di tutti i tempi, che si chiama Ready Player One, è stato trasformato in un film al cinema. Non so se qualcuno di voi ha avuto l'opportunità sia di leggere il libro che di vedere il film. Il film, ho capito che non era destinato a chi aveva letto il libro e sono uscito nervosissimo. Ho capito che il signor Spielberg ormai distruggerebbe qualsiasi cosa di fantastico dovesse nuovamente girare, perché ha perso, secondo me, gli strumenti del media, che sono tra l'altro gli strumenti a cui veniva accennato prima, cioè tempo sulla pagina, possibilità di leggere, perché se è vero che puoi accelerare, il bello della lettura che puoi rallentare, e quindi i grandi dialoghi, le grandi didascalie del fumetto, le grandi pagine dei romanzi sono pagine tue più intime, che ti puoi mettere in testa e fare due in modo diverso, sottolineare e davvero possedere, più che con un film dove subisci il ritmo. E il ritmo deve essere uno stimolo alla lettura, ma non può essere un tempo occupato stabile. Quello che io detesto delle serie TV è che so già che dureranno 48 minuti, 45, 46, per cui mi aspetto un po' da tecnico della scrittura il colpo di scena a un certo punto, so che nel finale tutto quello che ho visto non è così, e quindi Joe Black in realtà è una spia dei nazisti e cose di questo. Ecco, non c'è spoilerato una piccola cosa di differenza, appunto, un cambiamento in senso lato tra il fumetto e il cinema. Una volta il cinema poteva permettersi, lo faceva anche spesso, il cinema parla soprattutto di serie B, non di altissimo livello, di fare partire da certi presupposti, poi modificarli mentre andava il racconto. Poi uno non poteva tornare indietro, ma a me sembrava che avesse detto questo, però, e davvero ce ne sono tanti di film così, proprio veramente tanti. Il fumetto questo non l'ho permesso, perché il lettore torna indietro e dice no, un momento, qua ha detto così, poi ha detto là. E quindi, però cosa è successo? Dopo sono nati i videoregistratori, queste cose. Adesso io non credo che siano terrorizzati i registi di essere coerenti perché c'è il videoregistratore, però certe incoerenze bestiali che c'erano una volta non le fanno più, perché uno torna indietro e dice no, ha detto la tal cosa. Ma insomma. Beh, ce ne sono, io ricordo fare dei casi, delle cose che l'azione molto importante. Alla Bonelli saremmo stati fustigati, non mi ricordo che film era, ma c'è una nave che arriva dal Venezuela e naufraga nel lago superiore. Dice che non è possibile. Relic, bravo. È una cosa terrificante. Dice questo, ma fate finta che sia finita lì, poi è un posto, perché dentro c'è una casa. Si chiama sospensione non si chiama sospensione, non ho mai capito il perché. Sospensione dell'autore si chiama. Sospensione da qualche parte. Va bene, io credo che, spero che abbiamo incuriosito i nostri lettori o futuri lettori di questi romanzi, ma se avete voi stessi delle curiosità, questo è il momento di tirarle fuori. Mirko, tu hai sicuramente una curiosità. No, invece vorrei chiamarti qua un attimo, anche Andrea, ma ecco, esattamente, e anche Pulce, esattamente per magari per dire due parole voi sugli autori, come avete suggerito agli autori che non sono presenti qua, cioè Livio Budini, che ha scritto Nathan Never. Ho detto no perché io sono più timido, e allora lascio parlare Andrea. Pulce, che forse ne sa di più. Ne capisci di più. No, grazie. Innanzitutto un saluto a tutti e a chi è venuto qui e gli autori soprattutto con cui abbiamo lavorato così strettamente. No, io credo che questa operazione in realtà abbia un grande valore perché è riuscita a mettere insieme molti elementi diversi, sia dei personaggi che dell'universo che lo componeva, no? È come se noi avessimo in qualche misura tutti assieme scomposto le cose e ricomposte in una maniera diversa.
E questo abbiamo cercato di farlo in tutti i casi, lo vedrete, con un grande rispetto della continuità del personaggio, e nel caso del romanzo di Pierdomenico addirittura nel momento stesso in cui la serie prendeva vita. E personalmente ho avuto la fortuna di far parte contemporaneamente di questo progetto, e nel caso del nuovo Tiro Colori di essere anche uno dei misteriani, cioè uno degli sceneggiatori di questa miniserie. Ecco, ritengo che questa ricerca, certe volte ci rendiamo conto anche un po' spasmodica della coerenza, dal mio personale auguro, penso anche di interpretare il mio, è che i lettori si godano un po' questo aspetto, no? Cioè di questo ritrovare i personaggi in una nuova logica che però ha cercato di essere il più possibile rispettosa, e contemporaneamente però inevitabilmente, come è stato detto oggi più volte, di una nuova visione delle cose, perché anche solo la scelta di un media diverso inesorabilmente traduce il contenuto e traduce il personaggio in una visione nuova che non è quella del fumetto, inevitabilmente. Quindi almeno dal mio punto di vista, che poi tra l'altro la cosa bella è che noi abbiamo avuto modo di vederli tutti i romanzi e di seguirli tutti, quindi di riuscire ad avere una visione più generale e completa che degli autori stessi. E questa è stata un'avventura straordinaria. Mi auguro, per esempio, perché e mi pare giusto fare un cenno, che sia Zagor e Nathan Never, che sono in arrivo i prossimi mesi, soprattutto Zagor, che ha una storia editoriale lunghissima e ricchissima. Ecco, non c'è qui Davide Morosinotto, ma potrebbe testimoniarvi quanto faticoso è stato riuscire a cogliere tutti questi aspetti e andare a parlare tra l'altro di un momento della vita del personaggio così delicato, così prezioso e determinante per il suo destino successivo, no? Quindi ecco, questa... Scusa Andrea, ma anche con Burattini è stato un soggetto per Zaro, perché era talmente complessa la storia editoriale che c'era alle spalle. Era stato necessario assolutamente approcciare la narrazione in maniera assolutamente rigorosa, perché davvero in quel caso la storia del personaggio è talmente grande che qualsiasi cosa avessimo fatto che fosse andato anche solo leggermente in contrasto, immaginate come togliere un mattone da una costruzione gigantesca, il rischio crolli tutto, c'era, no? Quindi siamo stati giornate a discutere su che lingua devono parlare gli indiani in quella scena, cose di questo genere. Quindi davvero, in definitiva, per noi è stata un'avventura nell'avventura. Cioè, nel mondo dell'avventura di questi personaggi è stata un'avventura ripercorrerne tutte queste fasi, che spesso nei fumetti, lo vedrete, sono raccontate in niente, perché di Zagor, di quello che andiamo a parlare, ci sono poche tavole, a conferma del fatto che soprattutto Sergio aveva, cioè in realtà aveva attenzione per ben altro, cioè per la narrazione, per l'avventura, per quello che accadeva dopo, non certo per questi aspetti del personaggio che però sono fondativi, insomma. Quindi li abbiamo riscoperti, è stato veramente un bellissimo. E però abbiamo anche collegati, perché i quattro libri hanno dei collegamenti interni a... Assolutamente sì, chi avrà voglia di... da trovare, ma non solo, che sono i personaggi che si parlano all'interno dei quattro diversi mondi narrativi, come a voler suggerire che tutto sommato sia lo stesso mondo narrativo, con il passato e il futuro. Anche perché narrativamente, se volessimo, cioè dal punto di vista temporale, se volessimo metterli in fila, li possiamo mettere in fila tranquillamente, cioè partendo da Zagor e poi via via, no? Quindi fino al futuro di Nathan Never. Quindi esatto, siamo la successione è esattamente quella. E quindi questo è un altro aspetto che speriamo magari in qualche lettore. In qualche misura si sovrappongono, il periodo tra l'altro lo stesso, quello della giovinezza, su per giù, no? È abbastanza simile più o meno, e quindi speriamo che questo sia un ulteriore motivo per i lettori poi magari di avere la voglia o la curiosità di andare a toccare, a trovare questo linea comune, a vedere quali sono i punti che li tengono uniti. Un attimo solo, ringraziando tutti i nostri ospiti, soltanto un accenno ai due straordinari illustratori che abbiamo chiamato a realizzare le copertine, cioè Paolo Barbieri ed Elia Bonetti. Paolo Barbieri ha realizzato Gea
e Nathan Ever, e Bonetti invece mi ha attribuito Zagor e Partinista. Ho detto bene, sì. Bene, allora ringrazio Luca Enoch, Pier Domenico Baccalario, Lucia Paccarino, Alfredo Castelli e i nostri due mascotte ormai, no? Direi. Grazie, Bertusi e soprattutto Pulcia. Grazie, un saluto buonanotte. L'ennesima sfida che vogliamo provare, e vediamo. Grazie.